Poracci, bentornati o benvenuti su TG Poro, l'unico format di YouTube Italia dove si parla di videogiochi a non essere realizzato tramite l'utilizzo dell'intelligenza artificiale. Quella di oggi sarà una puntata ricchissima tra scandali, controversie legali, rumor e tanta altra roba, quindi non c'è veramente tempo da perdere. Se video del genere vi piacciono, supportatemi, sopportatemi a prescindere, ma soprattutto datemi i soldi sulla fiducia. Bene, io ho detto tutto, un grazie gigantesco ad Oggi Retro Games per sponsorizzare anche questo video. Iniziamo! Niente di nuovo dal fronte delle poracciate. Come al solito il consiglio è quello di scaricarvi il gioco gratuito settimanale dell'Epic Game Store. È gratis e non fa mai male. Quindi direi di passare subito alle notizie volanti. Così, giusto per farvi sentire vecchi, ieri sono passati esattamente 5 anni da quando Nintendo ha svelato di aver ricominciato da zero i lavori su Metroid Prime 4. Era il 2019, la next gen non era ancora stata annunciata ufficialmente, Switch era solo a metà del suo ciclo vitale e tutti ingenuamente pensavamo, vabbè dai, meglio così, in fondo vale la pena aspettare un pochino di più per avere tra le mani un capolavoro, no? Speriamo sul serio che il 2024 sia l'anno di Metroid Prime 4, così potremmo considerare definitivamente chiusa questa generazione. Non vedo l'ora. Oggi è un grandissimo day one che mi ricorda un po' il passato 20 ottobre. Escono infatti gli altri due titoli attesissimi di gennaio 2024, ovvero Tekken 8 e Like a Dragon Infinite Wealth, e le recensioni hanno promosso a pieni voti entrambi i giochi. Tekken 8 al momento della scrittura ha una media Metacritic di 90 e da molti è considerato come uno dei migliori Tekken moderni, mentre Infinite Wealth ha una media dell'89 e anche questo è stato indicato come la massima espressione della serie, nonché l'ultimo baluardo dei JRPG a turni. Ditemi, qualcuno di voi è andato di day one per questi due gioconi? Ma pensiamo anche a febbraio, abbiamo da poco la data di uscita ufficiale prevista per il 13 del prossimo mese per Lisfanga, un hack and slash con visuale isometrica che unisce un combat system alla Hades alla possibilità di riavvolgere il tempo per creare varie versioni della protagonista, proprio come accade con Prince of Persia. Un mix che mi incuriosisce molto, anche perché il publisher del gioco è Quantic Dream, lo studio che ha sviluppato Detroit Become Human, Heavy Rain e via dicendo. Peccato solo che il titolo non uscirà su Switch, almeno per ora, perché sarebbe stato perfetto, secondo me, sulla console ibrida. Febbraio, comunque, mese ricchissimo di uscite, per me rimarrà il mese di Final Fantasy VII Rebirth, non ce n'è per nessuno. E siamo entrati ufficialmente nel culmine della campagna marketing pre-release. Non solo c'è stato da poco un evento riservato alla stampa dedicato al gioco, quindi immagino che le preview stiano per arrivare, ma inoltre abbiamo anche un nuovo trailer che ci fa il riassuntone della trama fino ad ora, che poi è il riassunto della trama del remake, che non era un remake. Non so voi poracci, ma io sono in stra-hype. E visto che si parla di hype, dobbiamo per forza aprire con le notizie del giorno tornando sulla spinosissima questione Nintendo Switch 2. Questa volta è il turno di un rumor proveniente direttamente dalle pagine di Bloomberg, che ci dà una prospettiva molto interessante su quello che potrebbe essere lo schermo della console. Bloomberg in realtà riporta le parole dell'analista Hiroshi Ayase di Omdia, che è specializzato nel settore degli schermi medio-piccoli. Le sue previsioni di mercato si basano sul controllo delle catene di produzione delle grandi compagnie produttrici di schermi, e Ayase ha affermato che il nuovo device della casa di Kyoto sarà responsabile nel 2024 di un raddoppio della produzione di quelli che vengono chiamati schermi per il divertimento. Ricordiamo che lo scorso anno Sharp aveva affermato di star lavorando a stretto contatto con il produttore di una nuova console che all'epoca era ancora in fase di sviluppo. Considerando che in passato Sharp e Nintendo hanno lavorato sulla produzione di Switch, in particolare durante il 2020, è probabile che lo schermo di Switch 2 sarà fatto da Sharp. Ma attenzione, perché sempre secondo Hayase non solo si tratterà di uno schermo LCD e non OLED, ma inoltre avrà una diagonale di 8 pollici, il che è un po' al tempo stesso un passo in avanti rispetto a Switch, ma anche un passo indietro. Un passo in avanti perché la OLED, ovvero il modello con lo schermo più grande, arriva a 7 pollici. 8 sarebbero addirittura di più anche dello schermo di Steam Deck e ROG Ally. Chissà se questo significa che la risoluzione di base sarà Full HD e non più 720p in portabilità. Ma rispetto alla OLED significherebbe tornare indietro agli schermi LCD, proprio come il primo modello base di Switch. Una scelta sicuramente sensata in ottica di contenimento dei costi e che poi lascerebbe un'ampia libertà di manovra a Nintendo quando si tratterà di proporre le revisioni della sua console. Sì, insomma, ancora non è stata annunciata, ma già pensiamo alla Switch 2 OLED.
Si tratta sempre di rumor, quindi prendeteli per quelli che sono, ma ditemi, mettendo da parte la questione della data, dove ormai un po' tutti puntano verso una release entro la fine dell'anno, che ne pensate di uno schermo del genere? Sacrifichereste la qualità della OLED per una risoluzione maggiore e un costo più contenuto? Ma prima di passare alle notizie del giorno, ancora una volta devo ringraziare Utoji Retro Games per sponsorizzare anche questo video. Se siete appassionati di retro gaming, dovete assolutamente farvi un giro su Utoji Retro Games, un sito con un catalogo in continuo aggiornamento dove troverete di tutto, dai titoli più comuni a prezzi stracompetitivi fino ai pezzi più ricercati in condizioni eccellenti, roba per palati fini insomma. Che siate collezionisti Nintendo, appassionati Sony, nostalgici Sega o ossessionati da Xbox, ce n'è veramente per tutti i gusti e vi consiglio di guardarvi ogni settimana le novità che vengono caricate su Utoji Retro Games e anche le anticipazioni che arrivano sui social, lì troverete delle vere chicche. Ma se avete perso la passione o semplicemente dovete liberare spazio dentro casa, Utoji Retro Games offre anche un servizio di ritiro dell'usato. Trovate tutte le informazioni sul sito. Che dire, ancora grazie a Utoji Retro Games e andiamo avanti. Passano i giorni ma Palworld continua a far discutere. Nello shorts di ieri vi ho parlato al volo dell'ascesa in campo di The Pokémon Company, ma oggi vorrei fare un po' il punto della situazione, soffermandomi su alcuni aspetti in particolare. In effetti è difficile capirci qualcosa in un clima del genere, dove si sono create due fazioni opposte che sono praticamente tifoseria da stadio. Da una parte abbiamo i fan dei Pokémon e detrattori di Palworld che vorrebbero vedere il progetto venire cancellato dalla faccia della terra e non sopportano l'idea di un successo del genere. Dall'altra invece abbiamo chi difende a spada tratta il gioco di Pocket Pair, minimizzando quasi a livelli ridicoli l'ovvia influenza che ha avuto il lavoro di Game Freak su questo titolo. Quindi cerchiamo un attimo di fare chiarezza ragionando. Innanzitutto ci tengo a precisare che tutte le accuse di plagio per ora si basano su nulla. Chi sosteneva il riutilizzo degli asset tramite intelligenza artificiale basava le sue supposizioni su alcune dichiarazioni pro AI del fondatore di Pocket Pair, quindi nulla di concreto, così come è stato confermato dallo stesso autore delle comparazioni dirette tra i modelli dei due giochi che erano apparse su Twitter, che la messa a confronto era stata falsata nelle proporzioni per esasperare la somiglianza tra i due asset. Il motivo dietro una cosa del genere? Beh, riportando le parole di BioFrog, lo sto facendo perché penso sia disgustoso il modo in cui Palworld glorifica l'abuso sugli animali. Va benissimo. Dall'altra parte è vero, Game Freak ha rilasciato un comunicato ufficiale dove dichiara quanto segue. Abbiamo ricevuto molte segnalazioni riguardanti il gioco di un'altra compagnia pubblicato nel gennaio del 2024. Non abbiamo garantito alcun permesso per l'uso della proprietà intellettuale Pokémon e i suoi asset all'interno di quel gioco. Abbiamo intenzione di investigare e prendere le misure appropriate per affrontare una qualsiasi azione che violi i diritti sulla proprietà intellettuale Pokémon. Ma questo, purtroppo per alcuni, non significa che la compagnia è pronta a fare causa Pocket Pair, ma più che altro che ha semplicemente riconosciuto, molto in ritardo, l'esistenza del titolo. In fondo sono 2 anni che si parla di Palworld e da subito si è capito che si trattava di un clonazzo di Pokémon, almeno nell'estetica. Se Nintendo e The Pokémon Company non hanno fatto nulla è perché probabilmente non ci sono i presupposti legali per imbarcarsi in una controversia del genere. Qui su YouTube è pieno di video che spiegano i motivi tecnici dietro la mancata azione concreta dei creatori di Pokémon, ma senza starvi ad ammorbare sulla differenza tecnica tra trademark e copyright, anche perché non sono un avvocato, ve la faccio semplice. Finché non c'è la prova concreta che Pocket Pair abbia utilizzato il nome Pokémon e gli asset di quel brand, non c'è accusa di plagio che tenga. È per questo che Nintendo può buttare giù senza problemi le mod del gioco che mettono dentro Ash e Pikachu, ma non può farci niente se Palworld vende 8 milioni di copie in meno di una settimana. Aspetto di sapere cosa ne pensate nei commenti, però intanto vorrei chiudere con un pensiero. Cosa possiamo imparare da tutta questa storia? Beh, che il prossimo gioco di Pocket Pair, Nevergrave, sembra proprio promettente. No, aspetta. E chiudiamo la settimana parlando del prossimo grande evento dell'anno. No, purtroppo non riusciamo a inserire nello stesso Digiporo i rumor sia su Switch 2 che sul prossimo Direct, ma comunque nell'aria c'è puzza di pesce. Anzi, di balena, eppure di State of Play. Il mitico Bill Bill Kuhn di D-Labs, il tizio che spoilerà in continuazione i giochi del Plus con largo anticipo, qualche giorno fa ha sganciato una vera bomba, anzi due. La prima è che il titolo definitivo di Death Stranding 2 sarà Death Stranding 2 On The Beach, in arrivo tra il 2024 e il 2025. Ma quello che è ancora più interessante è
è che un secondo annuncio relativo al titolo sarebbe in arrivo e dovrebbe essere svelato entro 15 giorni dal post su D-Labs, quindi sostanzialmente tra la fine di gennaio e l'inizio di febbraio. Questo molto probabilmente significa che Kojima, che sappiamo essere al lavoro su qualcosa, porterà Death Stranding 2 in un evento Sony, uno State of Play, previsto proprio per queste settimane. E vi dirò, la prospettiva di un nuovo evento Sony è parecchio allettante. Potenzialmente c'è spazio per un bel po' di roba, e dopo il Developers Direct uno State of Play sarebbe l'antipasto perfetto per il Nintendo Direct di febbraio, non trovate? E questo però è tutto per oggi, vi ringrazio per essere arrivati fino in fondo e non mi resta che darvi appuntamento al prossimo video che arriverà quando arriverà. Voi nel frattempo mi raccomando, fate i bravi e riposatevi dormendo State of Play tranquilli, ma soprattutto nerdate duro. Io sono il Poro Pal, Michele Switch 2. Ciao! Ehi ehi ehi, fermo! Se questo tipo di video ti piace, prendi in considerazione l'idea di supportarmi sul Patreon, il Patreon dei Poracci. Con un piccolo contributo mensile mi puoi aiutare enormemente nella creazione di video qua sul canale e in più ricevi in cambio delle ricompense di tutto rispetto, come retroscena, anteprime e anche live esclusive dove andremo insieme a caccia di retro game. Ti lascio il link in descrizione e ricordati che Poracci si diventa... C'è puzza di pesce. Put 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 put.